c'è Massimo Gizzi al telefono. Massimo? Eccoci, buonasera Maurizio, buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao. Buonasera. Contento di sentirti. È un po' che non ti vedo, però ti vedo in televisione, insomma, un po' che non ci vediamo. Ci vediamo reciprocamente, ma quello che importa è volersi bene, al di là del tempo. Ma questo è stato sempre così da anni, dai. Ma dai. Un piemontese serio è il signor Giletti, Un piemontese serio. Ma ti occupi ancora delle cose di famiglia? Sì, sì, io sono sempre presidente dell'azienda con i miei fratelli. Ancora, vedi? Infilati nel mondo, infilati nel mondo. Senti, quanti anni sono che fai questo lavoro? Dunque l'arena, poi non è l'arena, quant'è? Ah, ormai siamo 30 anni di televisione, poi l'azienda che io da ragazzino ci lavoravo, quindi comunque faccio un abbastanza lavoro, che mio padre me ne occupo tanto. Bene, bene, ti diverti ancora? Io credo che, come tu insegni, se non c'è la passione che ci spinge ad andare oltre il limite, oltre il muro della normale, insomma, non dico tolleranza del lavoro, finisce tutto, guai, se si spegne la luce rossa e non senti nulla. Io voglio raccontare al pubblico una cosa. Nel 1993 io ho avuto un attentato dalla mafia, 40 kg di tritolo, e il primo con la telecamera di Mixer, non so bene, ad arrivare sul posto via Ruggero Fauro è stato Massimo Giletti. Sì, lo ricordi? Era un ragazzino. Eri un ragazzino con una telecamera. Guarda, sentì l'esplosione lontanissima, ero fuori italico, buttai tutto il tennis, c'era una semifinale, non mi ricordo più, qualcosa di grave è successo. Partì col motorino, arrivai lì, non c'era nessuno. Perché tu allora giravi sempre, mi ricordo, in motorino, venivi al Parioli in motorino. Sì, ma in pochi minuti sono arrivati, in pochissimi minuti, c'erano le fiamme altissime, tutto distrutto, ho visto... che ti sei salvato per un miracolo, un vero miracolo, sì. Lo dici sempre che primo ad arrivare fu Massimo Giletti. Il primo ad arrivare è stato lui, sì. Mi è rimasto impresso, sì. E ti piace ancora sto lavoro, Massimo? Mi piace, anche se è complicato lavorare, perché vedi, all'epoca c'era solo un programma, due, avevamo noi e Santoro, no? È vero. E Santoro, due grandi maestri, e adesso l'informazione si fa tutti i giorni, mangi a mezzogiorno, mangi la mattina, a colazione. Ma hai ragione assolutamente te. Lo dici sempre anche tu che sono tutti i giorni. Hai ragione assolutamente te. Complicato. Quindi non è più selettiva. No, è complicato proprio per quello, cioè devi andare oltre la notizia, è sempre faticoso. Esatto, non ti pare? Sì, però non bisogna fermare quello che è proprio il proprio modo di raccontare la storia, l'informazione. Senti, ma perché tu ti piace tanto cominciare il tuo programma in camicia, in maniche di camicia? Perché mi ricordo quando facevi la camicia coi baffi, cazzo. Ah, piantala, piantala. Ottima risposta. Dai. E se va bene a me. Te la ricordi, dai. Sì, che me la ricordo. Tu no, mica l'hai presa. Io mi sono sempre chiesto perché Massimo comincia con la camicia. Poi sì, cominci con la camicia leggermente incazzato con qualche tecnico che non ti ha dato la linea. Mi conosci bene. Sì, che non ti ha dato la luce giusta, l'attacco giusto, no? Beh, sai, allora questo è un lavoro che tu puoi fare o in modo passivo, neutro. No, oppure partecipato. Oppure guardi anche quello che registra. Ma hai ragione te. Manda. Io faccio esattamente come te. Solo che tu mascheri meglio, io ogni tanto mi incasso di più. Tu si vede a occhio nudo, sì. Io ti seguo, me ne accorgo. Nel bene e nel male io sono così. Dai. Io me ne accorgo, sì. Senti, ma ti piace ancora ogni tanto e voglio dire smetto? No, io credo che dentro ogni tanto c'è la voglia di lasciare. Quest'anno è stato molto difficile. Ma dove vai? Che andiamo a fare se lasciamo, me lo spieghi? No, tu hai ragione, però ho passato un anno molto complicato, da quando tu ci sei da anni, ma chi va sotto scorta lo so. Fa fatica ad accettare
Io dal 93 che sto con la scuola, sono dei parenti. Beh, però insomma, comunque iniziare a cambiare completamente le abitudini nella propria vita non deve essere semplicissimo. Sì, ma sempre meglio che morire. No, ma certo, immagino che Massimo Giletti sia d'accordo con te, Maurizio, però comunque comporta determinate rinunce e cambiamenti. Insomma, lui l'ha patita molto, perché mi ricordo una telefonata che Massimo mi fece al momento della scorta e ho capito che pativa molto questa cosa. È vero, mi ricordo anch'io di mattina, del resto esatto. Ma sono dei momenti, delle parentesi che vivi, è importante poi sfogarti e tirare avanti, dai. Certo che sì, ma c'è un'altra cosa che ti volevo chiedere. Poche puntate fa del tuo programma, non è l'arena, c'erano delle giovani donne di spalle. Sì. Perché le intervistavi di spalle? Perché non volevi far vedere il viso? Perché erano due ragazzine che stanno facendo una battaglia, perché loro sostengono di essere state violentate, sono molto giovani, sì. E non vengono credute, non sono state credute dal PM e io penso che invece quando su certi casi non è che perché una donna dice una cosa debba essere creduta, ma c'è ancora a livello culturale non sono fatti passi avanti, quindi queste battaglie le faccio e purtroppo loro chiaramente non volevano farsi vedere perché hanno passato tante difficoltà. Hanno paura. Però essere lì e raccontarlo è già un passo. Bene, a me fa molto piacere, mi ha fatto molto piacere parlare con te, Massimo. Maurizio, veramente... lo sai che insomma il legame nostro è profondo. Il nostro legame è affettivo e serio. Sì, ecco. Sì. Sì, ecco, non scapperemo mai nelle Honduras, però è serio. Magari più vicino. I più belli dell'Honduras, Maurizio. Dai. Sai, quando io stavo al Parioli, a una certa ora arriva una vespetta con sopra Massimo e ci mettevamo a chiacchierare. Sopra la vespetta? Il pomeriggio. Sì, andavo a trovarlo perché io credo una cosa, che noi di questa nostra generazione dobbiamo molto a chi come Maurizio ha aperto delle strade. Se andate a vedere la storia di Maurizio, è una storia dove ha avuto la qualità di intrecciare tanti modelli di conduzione, e questo è fondamentale per chi non vuole essere sempre solo ancorato a un modo di raccontare la storia. Comunque grazie, mi ti ricordo in Vespa al Parioli. Grazie, ti abbraccio, buon lavoro, buon ciao. Tutto Massimo, ciao. Grazie Massimo Giletti su R100.